Voilà, ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti, bentornati, minchia che capelli che ho sul mio canale per questa nuova live, questo nuovo video, se poi lo vedrete, in differita, dedicato a The Football 2023, uno dei nuovi, tra virgolette, prodotti che avrei intenzione di portare almeno per i prossimi sei mesi. Io ragiono di volta, di periodo in periodo in questo caso, perché le intenzioni poi sono sempre buone, ma tra il dire e il fare ne passa. Ad ogni modo, e football ha due aggiornamenti settimanali, un po' come Captain Tsubasa. Tsubasa ce li ha di mercoledì e di venerdì, e football ce li ha di lunedì e di giovedì. Quindi la mia intenzione, i miei buoni propositi per questo gioco sarebbero di portarlo di lunedì e di giovedì, dando un'occhiata un attimino ai due aggiornamenti settimanali che la Konami ci propone. L'aggiornamento del lunedì di solito è un aggiornamento abbastanza piatto, non mi aspetto che sia diverso questa settimana. In genere loro mettono una nuova estrazione e un nuovo evento o PvE o PvP, mi sembra PvE, di lunedì, quindi è una cosa abbastanza piattina. Però di buono c'è che se hanno tenuto il trend delle ultime settimane, come io mi auguro, tramite appunto la partita PvE si può ottenere un pool gratuito per il nuovo bannerino. Bannerino in questione, butto un occhio al volo, lista giocatori speciali, dovrebbe essere quello del Betis. Esatto, Siviglia Triana VB, che credo che sia verde bianco, per gli amici il Betis di Siviglia. Poi Worldwide September 1st 2022, i migliori giocatori, i player of the week della settimana scorsa. Non ci ho pullato in questi perché sinceramente non mi interessa nessuno. Io speravo mettessero Van Dijk, perché sono un po' in crisi di mediani e di difensori centrali, quindi speravo mettessero Van Dijk. Invece qua i giocatori più diciamo così interessanti sono quelli della prima fila, e appartengono tutti a ruoli nei quali sono assolutamente ben coperto. Oddio, Olanda 96 non è che mi avrebbe fatto schifo, ma visto come sta andando in Inghilterra, versioni di quel tipo di Holland ne butteranno fuori una alla settimana. Per il resto è tutto uguale. Dicevo, c'è questo nuovo banner del Betis di Siviglia. L'unico giocatore qua che mi potrebbe interessare abbastanza fortino è Fekir, perché vedo che una volta potenziato raggiunge dei bei parametri, tutti gli altri oggettivamente sono nulla cosmico, quindi non mi ci metterei mai a spendere monete per loro. E poi vabbè, c'è il pot, questa è una specie di dream pot per chi viene da Captain Tsubasa Dream Team. E comunque c'è il pot, 150 giocatori. Fra queste ci sono le tre leggende dell'Inter, che sono Snyder, Matteus e Bergkamp. Leggende per quello che riguarda la prima stagione, perché se non ho capito male poi a seconda, man mano che vanno avanti le stagioni, vengono modificati anche questi. Qualcuno dice che settimana prossima dovrebbero mettere le leggende del Milan. Non credo sinceramente, per il discorso derby, non credo, perché andando a vedere tutti i giocatori pullabili in questo pot ho notato che sono tutti giocatori che militano in Serie A, tutti, anche quelli a 3 stelle, per dire, sono tutti giocatori della Serie A. Quindi se dovessero mettere le leggende del Milan, dovrebbero riproporre, probabilmente, se tenendo questo trend, dovrebbero riproporre ancora i giocatori della Serie A, e la vedo sinceramente dura che la facciano per due settimane di fila. Il nostro non è un campionato che tira così tanto. Grande Max, ciao Max, ciao Arachiri, un saluto. Snyder ha fatto un triplete paura, potevano farlo più forte. Ma è 99, guardate che qua si vedono con i valori base. Qua si vedono con i valori base. In realtà questi giocatori poi possono tutti essere potenziati, e se non ricordo male dovrebbero arrivare tutti e tre a un massimale di 99 punti. Ora, per Snyder e per Matteus, personalmente nulla da dire. Nulla da dire su Snyder e su Matteus. Snyder, nonostante fosse un rivale, è sempre stato un giocatore che a me è piaciuto tantissimo e lo ammiravo tanto anche quando giocava nell'Inter. Matteus me lo ricordo che ero piccolino, ma me lo ricordo che era
Era cavolo bello forte. Avrei da ridire un pochettino su Bergkamp, perché Bergkamp valore massimo 99, sì, forse quello dell'Arsenal. Ma all'Inter Bergkamp era una pippa al sugo, l'hanno mandato via per la disperazione. L'Inter di Bergkamp mi ricordo, non mi ricordo se era il 92 o il 93, l'Inter con Bergkamp e Sosa in attacco arrivò ad un punto dalla retrocessione, un punto dalla quart'ultima. Quindi, cacchio, arrivare fino al 99 Bergkamp nel suo periodo dell'Inter anche, no? Forse aveva fatto bene in UEFA, se non, ma sto andando proprio a memoria perché parlo di secoli e secoli fa. Ciao Albi. No, ci gioco anch'io dei full team delle leggende. A vedere così pensavo arrivassero poco sopra i 90. Sì, no, da quello che ho visto arrivano a 99 questi tre. Non sbagli, credo sia anche io il 90. Esatto, era più o meno 92. Ciao Katanek. Vabbè, ad ogni modo, l'obiettivo della giornata. Intanto vedere se la connessione regge meglio dell'altra volta. Che è già. C'è una bella cosa. Sarebbe già una bella cosa. Obiettivo della giornata: fare le partite del nuovo evento PvE. In questo caso hanno messo un evento PvE questa settimana, sperando di levarcele dalle scatole prima possibile e sperando che, come settimana scorsa, regalino un pool per i giocatori del Betis Siviglia. Oddio, di 9 decimi di quei giocatori, come ho detto prima, non me ne faccio assolutissimamente nulla, ma proprio zero di zero. Oh, però metti che mi esce Fekir, una botta di sedere intergalattica, male non mi farebbe. Sera Ruffi. Oh, dovrebbe essere su eventi. Il campionato lo giocherò più avanti possibile. Il campionato dura fino al 28-29 settembre, se non ricordo male. Sono già in divisione 4. Il mio massimo di sempre è divisione 3 e al momento non credo di avere una squadra per poter andare sopra la divisione 3, quindi nella migliore delle ipotesi arriverò in divisione 3 anche a sto giro, che comunque mi va bene. Le missioni del campionato le ho già finite tutte, quindi a meno che non le rimettano di giovedì in giovedì, non ho motivi particolari per giocare le partite di campionato adesso. Ho momentaneamente cambiato la squadra, sapete che io in genere gioco con il River Plate, ma in virtù di quello che è successo sabato sera non potevo esimermi da cambiare, da mettere il Milan. E tra l'altro quest'oggi andremo a giocare con i giocatori del pacchetto del Milan. Non tutti, non tutti, perché Giroud ancora non l'ho maxato. Però andremo a giocare con i giocatori del pacchetto Milan. Escono leggende anche di squadre minori tipo di Natale. Sì, Mizega, esce Kazumiura. Uscirà Kazumiura nella sua versione del Genoa. Non so se ve lo ricordate, primo giocatore giapponese a giocare in Italia, Kazumiura in versione genoana. No, ne usciranno un po'. Allora, di Natale, fra quelli annunciati in questa season, sinceramente non l'ho visto. Ho dato un'occhiata a un po' di giocatori, ce ne sono tanti di interessanti. Quelli che interessano a noi principalmente, in quanto militanti del campionato italiano, sono quelli dell'Inter e del Milan. Probabilmente quelli delle altre squadre li terranno per i mesi successivi. Io mi ricordo che c'era tipo quando ancora Rai Football 2022, c'era Nakata per la Roma, c'era Batistuta, insomma ce n'erano un po', e poi ce ne sono anche alcuni che sono in versione nazionale e non necessariamente squadre di club. Inzaghi, per esempio, quando l'avevano buttato fuori su eFootball 2022, aveva la maglia della nazionale, non era del Milan. Comunque fanno uscire veramente un pochettino di tutto. Quelli del Milan già annunciati che dovrebbero uscire in questa season sono Cafu, Seedorf e Ronaldinho, e lì sicuramente dovrò metterci qualcosa per pullarli tutti e tre. Giocatore dei piedi. A Mondorla? A Mandor? Non lo so. E c'è già anche Calza, perdone milanista. Mi tocca. Tre bravi come le reti fate, bellissimo derby, ve lo siete strameritando. Al di là di tutto, è stato un derby della Madonna, ragazzi. Cioè, veramente, al di là della questione tifo o mica tifo, il commento più o meno unanime di tutti quelli che l'hanno visto anche da fuori è che è stato un gran derby. Io magari lì per lì la sentivo troppo la tensione per potermi
godere lo spettacolo, ma effettivamente col senno di poi devo dire la verità, è stato veramente un bel derby, una gran bella partita. Sembrava una partita del campionato inglese, sembrava una partita di Premier. In genere i derby, specialmente quelli di Milano, sono un po' un'incognita dal punto di vista dello spettacolo, perché 9 volte su 10 i giocatori entrano dentro più con la paura di fare brutta figura che con la voglia di vincere. Invece a sto giro tutte e due le squadre, per un motivo o per l'altro, sono entrate a giocarsela incazzate come delle bisce, e ne è venuta fuori veramente una gran cavolo di partita, una signora partita. A tal proposito, se volete sapere il mio pensiero personale sul derby, vi invito sempre a cercare il canale YouTube Vivi Ama e Tifa, quello che porto avanti insieme al Buon Genna, dove ho la mia rubrica settimanale dedicata appunto alle vicende della squadra rossonera. E questa mattina di buona leva mi sono alzato per registrare il consueto video settimanale. No, non è, state tranquilli, non prendo per il sedere nessuno, non in maniera esagerata almeno. Comunque, non vorrei mai offendere i tanti amici interisti che mi seguono. Adesso, partita che tra un po' inizia, bellissima questa cavolo di maglietta. Peccato che costa tipo il triplo rispetto a quella che ho già sopra, ma sarebbe stata da prendere domani mattina. Ad ogni modo, adesso chiedo scusa se mi giro le spalle, però il mio schermo per quello che riguarda il match è lì davanti. Mi metterò anche in posizione comoda, perché per mettermi a giocare, devo mettere questo sotto però. Per mettermi a giocare mi sono messo anche il poggiapiedi per stare un pochettino più comodo, altrimenti qui va a finire che a giocare partite, anche se sono brevi queste partite, mi spacco In ogni letteralmente la competizione, schiena. la Quindi partita in cui perdonate la la gara è sempre stravaccanza, vinta magari dalla sposto un regina po' la Giovanna, webcam, ma anche questa non fa ecco. eccezione. L'edizione di Perdonate la genere si richiama stravaccanza, riservato ma a colpi sto di scena e giro grandi mi emozioni. stravacco Siamo certi che veramente. anche quest'anno sarà Ah, così. fatemi sapere come sempre Dimostrare la com'è passione l'audio, perché generata io con la questione può audio, essere trasmettere da l'anticamera emozionale. PlayStation è un Noi punto ci di auguriamo domanda che questa partita enorme. sia all'altezza delle aspettative. La Che mia con fortuna è che il Milan quest'anno in questo è sicuramente un gioco valore aggiunto rispetto a utilizza quello che ci dava praticamente il soltanto modulo con il Legionella. quale io sono abituato a giocare La e partita è già soprattutto utilizza il cominciata. contropiede veloce che è il Beh, mio questo è stile il di passaggio gioco più all'interno della praticamente da discografia. quando ho iniziato a giocare a Football 2022, anche se non è il migliore Brutta oggettivamente. questa Per me transizione, lo stile di Fabio. gioco Hanno avuto l'opportunità migliore, di trovarsi in adesso che superiorità ho qualche numerica e mesetto fare di male. esperienza su La questo lasciano. gioco, io consiglierei sempre il possesso palla. Questo momento di concentrazione. Tra parentesi, è vero che è Pallone interessante, in una gara in verticale, PvE, non è in scatta verso il PvP, pallone. però C'è considerate un che io canalista con per un numero che trova massimizzare il l'eco. tempo ho impostato sempre il livello di difficoltà maggiore. A livello di difficoltà maggiore il valore della squadra che vai a affrontare è abbastanza relativo, nel senso che loro Brahim comunque Diaz. tendono a non sbagliare tipo niente. E quindi Sceglie di tu andare a per tua via volta devi non verticale. sbagliare tipo Traversone verso niente, centro. che purtroppo è abbastanza impossibile. PS5 o PS4? PS4 purtroppo, non ho mai trovato la PS5 quando mi sarei potuto permettere di Raffaello, acquistarla, non la Raffaello, trovo neanche perfetta parata. adesso, Direi che il portiere è ma stato non potrei impeccabile, è permettermi di difficile fare acquistarla, meglio di specialmente così. adesso che l'hanno aumentata di prezzo, quindi per il momento si sta ancora con la cara vecchia PS4. Sperando che non fonda, perché qua comunque fa ancora abbastanza caldo nonostante le temperature siano scese e questa macchinetta butta E il punteggio fuori ancora inchiodato sullo un'aria 0-0. che sembra veramente di stare nel deserto del Sahara. Passaggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Gli alert funzionano a sto Errore giro. qui, pallone sprecato. Prova il Oh, qua cross. ho Ci cannato mette lo malamente, zampino, va riconquista bene, la schiena. dettagli. Ecco, una cosa che non mi piace, che hanno cambiato da eFootball 2022 e eFootball 2023, è che difensivamente Ottenuto un parlando i fallo laterale. difensori tendono a farsi uccellare dal nulla proprio perché vanno dritto per dritto e si dimenticano di cagare il pallone che, anche se magari gli sta passando tipo a 3 centimetri dalla stringa della scarpa. Questa cosa Ibrahimovic, sinceramente non ho capito perché Rafael Leao. l'hanno modificata, secondo me andava benissimo come era prima.
e l'aspetto del gioco, il nuovo aspetto del gioco con il quale sto facendo più fatica ad immedesimarmi. Vedo che siamo contenti, beh, Gen, abbastanza. E poi le ammonizioni ad Katsum. Perché sta cosa c'era anche in eFootball 2022. Le ammonizioni ad Katsum ci sono sempre. Tanto fai una giorna. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Ecco, rispetto alla squadra che utilizzo normalmente io, devo dire che i giocatori del Milan, almeno buona parte di loro, si muove veramente a rallentatore. Sono lenti, 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 lenti. Guardate, io in genere gioco con Haaland, prima punta, che pur essendo grande e grosso in questo gioco è tipo un fulmine di guerra. Qua invece ho Ibrahimovic che è una specie di paracarro umano, non saprei neanche io come definirlo. L'unico che si salva da questo punto di vista è Leao. No, beh, anche Tonali. E vabbè, Theo Hernandez, che lo utilizzo anche nella mia formazione ufficiale, quello sì. Rafael Leao supera il diretto avversario. Rafael Leao iniziativa, poggiala piano, bravo. Porco due. Max intanto provoca Genna con crudeltà e cattiveria. La gioca sulla destra. Effettivamente tu vedi la Roma che gioca prima con la Juve e poi con l'Udinese, e sono due squadre bianconere, e ti aspetteresti che se proprio dovesse andare male, uno dice andrà male con la Juve, non con l'Udinese, e invece no, con la Juve è andata discretamente bene, con l'Udinese colpo di testa, ma porca. Il portiere ha risposto presente. Devo abbassare la webcam perché sennò effettivamente è vero che sono stravaccato, ma così fa anche schifo. Ecco, altro problema del Milan in questo gioco: la completa mancanza di tiratori di calci piazzati. Tonali va bene per i calci da fermo dalla lunga distanza, ma in questo gioco segnare da 30 metri su punizione non è proprio la cosa più semplice del mondo, ecco, se vogliamo utilizzare un eufemismo. Ma dalla distanza breve, tipo, credo che il migliore sia Ibrahimovic, che ha valori poco superiori al 70 sui calci da fermo. In pratica o piglia la barriera o la palla finisce alle stelle. Questo no, non era fallo. Era fallo il mio di prima, con tanto di ammonizione di Bennacer. Questo invece no. Perfetto. Questi sono i duelli che ci Ecco, una cosa sulla quale mi devo ancora un pochettino addestrare bene sono i dribbling, perché già non erano facili sui football 2022, adesso col fatto che il 2023 è diventato molto più veloce, peggio che peggio. Grande Vitti. Sarà interessante. Adesso vedo che la chat è rimasta ancora nuovamente bloccata. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Direi che devo salire un pochettino di più all'attacco. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Postiamo strategia un pochettino più offensiva. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono e vediamo cambiare. Se cambia. Speriamo che se la gara cambia si accenda. Qualcosa. Dai. A sinistra con il passaggio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tomori. Bennacer. Mamma mia, Calabria. Prova a darla profonda nello spazio. Giocata nello spazio in profondità. Bella, dai, questa è buona. Cross allontanato, niente di fatto. Burca l'ha pure tenuta. Numero. Tonali, Hernandez, errore qui, pallone sprecato. È molto realistico, nel senso che anche qui il Milan è totalmente Leao dipendente. Se Leao ha voglia di giocare bene, se Leao non ha voglia di giocare, la mette in avanti. So cavoli amari.
passaggio filtrante per Ibra. Poi capisci che è un videogioco quando vedi Diaz che la prende di testa. Certo che se poi me lo raddoppiano anche in maniera proprio così marcissima. Zero a zero, speriamo che questa partita si sblocchi presto per il bene dello spettacolo e anche nostro. Si è rotto le balle anche Caressa. Si è rotto i Zebedei anche Caressa. Parere da romanista mi sarebbe piaciuto perché ci sono rimasto male gli stessi svarioni che ne hanno la Roma assurdo contro squadrette. In quattro partite di cacca all'anno che è una roba assurda. Bardes è a livello massimo di difficoltà, sì. Lo capisci dal fatto che loro non sbagliano un passaggio manco a piangere. Il tentativo di palla filtrata. Livello massimo di difficoltà è utile, uno, per allenarsi, due, perché comunque anche se nella migliore, nella peggiore delle ipotesi, perdi o pareggi, ti garantisce comunque un bel po' di punticini quando ci sono gli eventi più due. Il problema è appunto è che loro non sbagliano praticamente nulla. Devi recuperare palla perché hai sostanzialmente i giocatori migliori, ma altrimenti non la vedresti mai. Buon arco 2 e il portiere la fa sua. Diaz è noto per i suoi stacchi imperiosi dall'alto del suo 1,50 m. Non so neanche se ci arriva un 1,50 m, sinceramente. Diaz ci prova con un pallone profondo, ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Tonali, beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. Vi siete riconnessi giusto in tempo per rischiare di vedermi prendere schiaffi. Ok, riconnessione eseguita. Boom, perfetto. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto. Qui c'ho sempre il solito problema la che il... fa buona mamma mia. Mamma mia, Mike. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Che cos'è? Bello. Bellissimo. Fantastico. Ibrahimovic. Coming on the field is Giroud. Il gioco si è stancato anche lui, ha tolto Ibrahimovic, ha messo Giroud. Calabria. Brahim Diaz sceglie di andare per vie verticali. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Soltanto un richiamo verbale, questa è solo fortuna. Della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio, è gratificante assistere a un match così in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister ma non porco sarebbe niente schifo, contento. Ma azzeccate le due cacchio di cose di fila. Pure coi messicani. Ha poco tempo ormai. I messicani. La porta avversaria sembra suona malissimo, ha detto da me. La ripresa, la connessione, sì, Dio gracias. E passa. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Intervento decisivo. Dovrebbero essere più aggressivi, rischiare qualcosa di più. E l'arbitro assegna un calcio di fallissimo. Punizione a seguito del fallo. Fallernimo estremo. Ah, aggiorna. Crasha come Tsubasa. Sì, no, questa è colpa del router, purtroppo. Non è colpa del... In questo caso non è colpa del gioco, questa è tutta colpa del router. Fondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. Se pio gol adesso,
Come è andata bene, poteva anche darmi il rigore. Se piglio quella adesso è devasta. Dunque rimessa da fondo. There will be one minute at a time. La gioca a sinistra, Rafael Leao. Oh. Grande occasione. Supera il diretto avversario. E vaffancuore, cacchio. Mamma mia, ma mi intercettano tutto. Nessun gol soprattutto. Tutto intercettano. Partita, devo dire. Vabbè, partitaccia. Però per riscaldarsi va bene. Bloccata, un po' noiosa. Sperando che la connessione a questo punto regga, però dovrebbe andare bene. La CPU è solo al 6,3%, i kilobat sono stabili. Il problema, come sempre, al solito, è il router. Grazie Vodafone. Sì, intanto nel frattempo ve lo siete persi, ma è entrato anche Zaniolo. Io avevo avevo impostato le sostituzioni, ho impostato le sostituzioni automatiche, perché non mi va di stare lì a guardare tutte le volte la stamina e tutte queste menate qua. Allora ho messo sostituzioni automatiche. Chiaro che in panchina non ho praticamente nessuno. Ciao Andri, buonasera. In panchina non ho praticamente nessuno. E quindi ogni volta che c'è una sostituzione c'è da mettersi le mani nei capelli. Però vabbè, in questo caso mi era anche paradossalmente andata bene, perché era entrato Zaniolo. E giustamente sono andati via tutti perché era caduta la connessione. Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. La CPU è bassissima, gli FPS sono bassi. Visto video su YouTube, ti vorrei fare un'osservazione su Mignon. Spara. Tanto. Oh, boom, perfetto. Sì, dovete fare un po' di refresh, ragazzi. La mia Vodafone Station fa un po' fatica a reggere PlayStation e diretta insieme. Volendo potrei utilizzare la funzione stream direttamente dalla PlayStation, ma è uno schifo perché la chat praticamente mi taglia un terzo dello schermo e vedo sgranatissimo il gioco. Beh, certo che se questi problemi dovessero persistere vita natural durante, io un modem nuovo sinceramente fino almeno al Black Friday non ci penso proprio a prenderlo. Quindi se dovesse persistere sto problema, ma anche nelle prossime settimane mi arrangerò in qualche modo e mi rassegnerò anch'io a fare le live direttamente tramite la funzione della PS4. Per forza. Per oggi non ci voglio pensare, pazientate un attimino, per me sono tutte comunque cose tecniche nuove. Comunque sti messicani, mannaggia, oh, che peggio dei messicani di Tsubasa. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità. Facciamo una cosa, metti subito formazione in attacco e tagliamo la testa al toro. Rafael Leao se ne va. Bravo Leao, tu sei l'unico. Sei l'unico che ha un movimento superiore al Bradipo in questa squadra. Tu e Hernandez. Anche in panchina sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Ma ha uccellato lo stesso. Ha fatto un pressing della malora e mi hanno comunque uccellato. Ha sbagliato un passaggio, miracolo. Al 90° calcio d'angolo dell'Inter fa un'uscita alta sul secondo palo che ha gasato parecchio, sì, è vero. Ogni tanto le canna l'uscite sui calci piazzate. Io mi ricordo l'anno scorso, se non ricordo male, con la Salernitana 2-2, uno dei gol ce l'ha proprio sulla coscienza per un'uscita completamente a uccellaccio, nel senso che tende ad andare in overconfidence. E quando vai in overconfidence per un portiere rischi grosso, però mizia, cioè. Dai, tonali, figa, passa la sta palla. Vabbè, in genere, il più delle volte, però, quando vai in overconfidence è perché sta spaccando. E ci mette una pezza, ben fatto. Ieri, cioè sabato, ha veramente spaccato. Ecco un'occasione di contropiede. Tanto. E noi non siamo abituati, sinceramente, ad avere dei buoni portieri. Bravo, Raffi, bravo.
non siamo abituati tanto ad avere dei buoni portieri, storicamente parlando il Milan non è proprio una squadra da top portieri. Cioè, per dire, storicamente parlando, il nostro portiere più forte cos'è? Dida, per dire, che ha fatto due anni stratosferici e poi per il resto era più simile a un portiere d'albergo che a un portiere da calcio. Oppure Sebastiano Rossi, noi siamo riusciti a far fare a Sebastiano Rossi il record di imbattibilità in Serie A e parliamo di uno che non ha, ha totalizzato zero presenze in nazionali nella sua carriera, per dire. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. No, dall'altra parte però va bene, non era quello che volevo fare, ma è andata bene comunque. Scaglia, minchia, buona. Donnarumma aveva un top procuratore in grado di far stravalutare tutti i suoi giocatori. Un buon portiere, non un fenomeno. No, allora, secondo me Donnarumma, vista l'età, aveva tutto il potenziale di questo mondo per diventare un fenomeno. Il problema che cos'è? È che quando è uscito dalla sua comfort zone è uscito fuori il suo più grande difetto, ovvero una grandissima mancanza di personalità, grandissima, e su quella ci dovrà lavorare molto. Non è... Ecco, dicevo, ha avuto gravi problemi per la sua palese mancanza di personalità, che a quell'età te lo puoi anche permettere. Cioè, non è che a 23 anni devi per forza essere un veterano, anche se lui per presenza in campo lo è. Sei comunque un ragazzo giovane. Io do per scontato che in futuro anche quella lacuna la colmi. Però fosse rimasto al Milan avrebbe avuto tempo, a mio modo di vedere, di maturare e di crescere con più tranquillità, una cosa che al PSG evidentemente non ha. Colpisce il pallone al PSG e aggiungo in nazionale, perché in nazionale oggettivamente dopo l'europeo, occasione per il contropiede. Gioca una, io ribadisco l'eliminazione contro la Macedonia, quel cavolo di gol che abbiamo preso. Calabria, il portiere è tanto colpa sua, tanto, non poco. Buffon alla stessa età gli pisciava in testa, ma Buffon era extraterreno. Buffon era oggettivamente extraterreno. Io me lo ricordo Buffon all'età di Donnarumma. Buffon, allora, a livello caratteriale personale, come personaggio, a me il personaggio Buffon non è mai stato troppo simpatico. Ma da ex portiere, giudicando il portiere, per me Buffon, nel massimo della sua forma, è stato il miglior portiere di tutti i tempi. Non ci sono Yagin e compagnia bella che tengano, il migliore di tutti i tempi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Bennacer. Qua ho sbagliato, fuori gioco. Sì, lo sapevo. È fuori gioco per lui. Anche quando era al Milan non mi ha mai fatto impazzire, molti miracoli, ma anche sempre troppi errori decisivi, vero, ma ribadisco, in quel caso bisogna rapportarlo anche all'età. Mignon in questo momento io credo che sia più forte di Donnarumma, ma Mignon mi sembra che anche 2 o 3 anni in più. A parità di età, probabilmente Maignan non era forte come Donnarumma. Bisogna vedere come sarà Donnarumma quando avrà l'età di Maignan. E io personalmente non posso che augurargli, da ex tifoso tradito, di fallire miseramente. Però vabbè, al di là di quello, se invece dovesse smentirmi, sarei ben contento per la nazionale, ecco, mettiamola. Voglio provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, fermo restando il fatto che per quanto riguarda me nello specifico, io lo fischierò vita natural durante, indipendentemente dalla maglia che indossa e dalla competizione che sta giocando, anche se ci stessimo giocando, per dire, una finale di Coppa del Mondo contro la Francia. Però questa è una cosa mia personale. Ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Buffon, a differenza degli altri che magari avevano la loro ascesa per 2 o 3 anni per poi calare, lui è rimasto stabilmente costante di rendimento per tantissimi anni. Sì, fino agli ultimi anni di Juve, quando lì poi veramente il fisico gli è venuto
gli è venuto a mancare. Vedremo se che ha iniziato anche lui a metterci tre quarti d'ora per andare a terra, a non essere più reattivo. E vabbè, però quello è fisiologico, ragazzi. Cioè, ogni calciatore, ogni sportivo, ogni professionista in generale, non solo del mondo dello sport, ha un avversario che non è battibile, ed è il tempo. Il tempo è un avversario imbattibile per chiunque. E la stessa cosa si può dire di Handanovic, visto che siamo in tema derby. Adesso i tifosi dell'Inter ce l'hanno molto con Handanovic, ma per un derby vinto da Maignan io me ne ricordo almeno 5 o 6, se non di più, vinti da Handanovic quando era ancora nel pieno delle sue forze. Pallone interessante in verticale, riceve la palla, ci prova. No, volevo far segnare Diaz. Com'è finito il derby? Beh, si è vinto. Cioè, nel nostro caso 3-2 per il Milan, quindi. E se poi te ne penti? Chris abbonato, grande Chris! Intanto ho fatto qualcosa che non so perché stavo guardando qua. Grandissimo Chris! E lo hanno pure velocizzato, dovevi vederlo mesi fa. Ah, il football dici? Beh, ma è giusto che sia così. Il Milan al calcio di punizione. Per chi è abituato a FIFA sarà probabilmente sarà molto più lento come gioco. Però bisogna rimarcarne giustamente le differenze. E football, con tutti i difetti di questo mondo, è un gioco che prova ancora ad essere un gioco di calcio, non sempre riuscendoci, ma almeno ci prova. FIFA non è più un gioco di calcio, FIFA è un flipper. FIFA non ha nulla ormai del gioco di calcio. FIFA è FIFA Street. Per chi giocava a FIFA Street, ecco, adesso FIFA è FIFA Street. E football non sarà PES, non sarà ancora PES, ma è un gioco che almeno prova ad essere ancora un gioco di calcio. E comunque secondo me ha un potenziale stratosferico questo gioco. Potenziale non vuol dire che diventerà un capolavoro, però ha le caratteristiche, le possibilità per poterlo diventare. Se sistemano quelle 5-6 cose che dovrebbero, che devono sistemare, prima o poi devono sistemare. Perché noi diciamo la stessa cosa per la club con l'RNG, siamo ancora sempre lì. Bravo il difensore a supportare la manovra anche in attacco. E certo, il cross in mezzo, hai Ibrahimovic che è alto tipo 2,40 m, il cross in mezzo lo devi fare verso Diaz che è alto 1 metro e la banana. Mi sembra corretto. Principale differenza con FIFA è che qua i portieri sono ancora portieri. In questo gioco sembra incredibile, ma i portieri esistono. Fanno spesso delle cappellate anche loro, mica da ridere. Delle cappellate belle grosse ogni tanto le fanno anche loro. Però i portieri qua hanno senso di esistere. In FIFA tu puoi avere il miglior portiere del gioco e una sedia, e sarebbe sostanzialmente la stessa identica cosa. Tocco morbido. Occasione d'oro. Fa sportellate con il suo marcatore. Minchia, dai, però, cioè. Questione diversa per le difese, che invece veramente sembrano diventati un branco di celebrolesi senza speranza, ma vabbè. Ibrahimovic è cotto. Ibrahimovic sta passeggiando in mezzo al campo senza una meta apparente. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato un arbitro. Arbitro, minchia! Ma non ha avuto fortuna. Sceglie di andare per vie verticali. Alvaro Fidalgo, traversone di Alvaro Fidalgo, l'allontana senza rischiando un autogol proprio di quelli pazzeschi. Ecco un altro cross, interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Retropassaggio corto. Bravo, bravo, e vaffancuore. Bravo, bravo. Prova a darla profonda nello spazio. Ok, dai, che forse siamo riusciti a impastire un'azione pseudo umana. Ibra, se magari va in mezzo. Raffaele, tocca. Bravo. Ecco, quando dicevo cappellate, intendevo questa. In realtà questa non è una cappellata del portiere, è un difetto di questo gioco. Siccome le animazioni dei colpi di testa fanno cagare, e i giocatori non riescono veramente a tirare forte di testa, non ce la fanno,
loro che cosa hanno fatto? Non riuscendo in questo momento a creare delle animazioni decenti per i colpi di testa, hanno fatto sì che anche il colpo di testa più di merda di questo mondo per il portiere equivalga tipo a una cannonata sotto l'incrocio tirata da 30 cm dalla linea di porta. Questa cosa è una di quelle che dovranno sistemare, migliorando intanto l'animazione dei colpi di testa e poi facendo in modo che un portiere non svenga a terra quando una palla colpita di testa gli rimbalzi a 5 cm. Grande Barracuda! Sul tabellino dei marcatori viene identificato. Confido che la sistemino prima o poi. È il prima o poi il problema. Konami, da questo punto di vista, con gli aggiornamenti non è proprio un fulmine di guerra. Si stringe la mano con la club. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Mamma mia, Ibras è cottissimo. Ma perché le sostituzioni automatiche non funzionano? Quell'uomo sta morendo in campo, non si muove neanche a pagare. Però è vero che ha segnato anche 30 secondi fa. Rodriguez. E passa. Alvaro Fidalgo. Una zappata da dietro vecchio stile, cioè proprio anni alza 90. La palla in profondità verso il compagno. Non c'è fuori, ecco il tiro. E c'è la rete. E qua m'ha uccellato male. Panchina lunga a novembre. Ah, implementano la panchina, buona. La mossa giusta al momento giusto. Buona. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Difesa inesistente. Sì, anche soprattutto. Il mister sta ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Vediamo se riesco a mettergliela a uno che supera il 1,20 m. Sì, ce l'avevo fatta, ma mi conviene tentare di giocare molto di più con Diaz che con Leao. O naturalmente, ragazzi, in PvP questa formazione non la utilizzerò mai nella vita, ma proprio mai nella vita. Potrei utilizzarla. Adesso sono in quarto rango. Ecco, potrei utilizzarla se riuscissi ad ottenere una promozione anticipata con qualche giornata di vantaggio, tipo una promozione a 2-3 giornate d'anticipo. Allora, per il meme, potrei utilizzare il Milan anche in PvP, ma altrimenti non ci penso neanche. È entrato Zaniolo nel frattempo. Scagliala, Caeva. Rigore. No, finita. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Una grande prestazione offensiva. Sto parlando con uno che mi hai sverginato. Mi ero mai abbonato a nessun canale Twitch. E questa esperienza ce la siamo fatta. Ciao Barracuda, un salutone. E 5 sostituzioni, alleluia. Alleluia. Effettivamente. Ah, ecco, una cosa che non ha senso in questo gioco è portarsi il portiere in panchina. Perché il portiere praticamente non viene espulso mai nella vita. Per nessuna ragione al mondo. Io lo porto per spirito sportivo. Ma portarsi il portiere in panchina non serve assolutamente a un tubo. A zero di nulla. Per il momento. Per il momento. 364 punti. Ma cos'è il premio? Un contratto? No, aspetta un secondo, perché magari sto facendo tutto sto ambaradan per niente. Vabbè, bonus giocatori. Punti premio. 30.000 GP, buona. Un contratto mirato, 3 stelle, capirai. E 100 GP. Sto facendo tutto per nulla. Sto facendo tutto per nulla. Io stavo giocando questo evento perché settimana scorsa... Pardon, stavo distruggendo il microfono. Settimana scorsa l'evento PvE che avevano messo il Tigres, intanto è attualmente la mia formazione messicana preferita. Piccolo dettaglio tecnico. Qualcuno dirà: era la formazione dove giocava Campos? Sì, anche, però è irrilevante in questo caso, perché Campos si è passato praticamente tutte le grandi squadre che ci sono in Messico, tra i quali anche il Tigres. Ad ogni modo, dicevo, l'evento PvE della settimana scorsa ti regalava anche un pool nel bannerino settimanale. Speravo facessero la stessa cosa anche sto giro, e invece a sto giro pupa. Gioco poco pilotato, fallo al limite dell'area concede il rigore. Allora hanno pure ripetere che venisse un coccolone stimagnale. Sì, è vero. Allora, due cose effettivamente non le ho capite neanch'io. Ci sono degli interventi dove per me è palesemente rigore e mi dà fallo al limite dell'area,
e ci sono degli interventi dove per me è palesemente calcio di punizione da fuori e mi dà il calcio di rigore. Per non parlare dei fuorigiochi. Salve amici, un calore. I fuorigiochi sono assurdi, mi fischia dei fuorigiochi con gente che sta più avanti per dire per che cacchio ne so, il mignolo di richiamo della mano sinistra. Quello giuro che ancora non lo capisco, non lo concepisco. Tanto il Tigres è partito decisamente più forte del previsto. Fortunatamente il Tigres in attacco a Gignac. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa ecco, importanza. Ecco, per fortuna me la stavo facendo addosso con Gignac. Stavo dicendo per fortuna che il Tigres in attacco a Gignac, che ha tipo il premio va che bel tronco che va che il mi sono scioglilingue, scusate, va che bel tronco che ci ha portato il mare 2023. Credo che sia il giocatore più fermo che esiste in questo gioco. Lo so per esperienza diretta, perché nell'evento dove bisognava scegliere una formazione a caso messicana per giocare contro altre formazioni messicane scelte da altri utenti, tutto il mondo ha preso il Club America, giustamente perché è la formazione più forte per quello che riguarda il Messico in questo gioco. Io invece sono l'unico pazzo schizzato che aveva preso il Tigres e mi sono giocato tutte ste benedette partite con in attacco Gignac. Era praticamente come avere in attacco niente. Era come avere in attacco niente. Dovevi pregare buttando una palla alta in mezzo che gli finisse sulla testa, perché di testa sapeva il fatto suo. Su tutto il resto nulla cosmico e totale. Sono curioso adesso che ci sto giocando contro a vedere come sarà. Infatti mi ero dimenticato di impostare la formazione su attacco. Dai ragazzi, pressing questo sconosciuto. Dunque, rimessa laterale. Poi si mettono a fare sta cavolo di melina. Il problema quando giochi, io adesso non so che stile di gioco abbia il Tigres sinistra, nella sua versione passaggio. Nella sua versione esatto. PvE. Il problema quando sulla giochi destra. In PvE contro nessuna le squadre che hanno possesso palla è che ti rompi veramente le balle in una maniera pazzesca, perché questi non perdono il pallone neanche a piangere. Che passaggione Hernandez. No, mi sa che ho fatto il tiro per errore. Vabbè. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Allora sì, ho fatto il tiro per errore. Bene. Bravo Barda, così si fa. E comunque di che se ne dica, sta partita me la stanno dominando loro. Niente di fatto, azione interrotta. Io è vero che col contropiede veloce c'hai sempre il rischio che hai la squadra lunghissima. Errore qui, pallone sprecato. La mette in avanti, allarga il gioco a destra. Le mie prime partite con Milan ho provato a giocare con l'attacco a due Giroud Ibrahimovic. Che pallone gli ha dato? Impossibile. Questo magari era fallo. Bell'intervento difensivo. L'arbitro dice no. Sarebbe stato troppo bello per essere vero. Ibrahimovic. Passaggio sulla destra. Brahim Diaz. Questo invece è fallo. Almeno quello. Ah, ecco, io ho impostato fase attacco, loro hanno impostato fase difesa, bellissimo. Quindi sarà una gara chi pesca il gol della domenica prima. Ecco, proviamoci, visto che abbiamo parlato prima di punizioni. Di punizioni da fuori. Alta, mi sa. No, buona! Cacchio centrale. Tiro davvero molto angolato. No, molto angolato, no, in bocca gliel'ha tirato. Questa è a Dicares. Leao lo hanno fatto praticamente all'esatto opposto di com'è nella realtà. L'unica cosa che rispecchia è la velocità, basta. Per il resto non ci azzecca veramente nulla a livello di caratteristiche tecniche. Non ha tiro piazzato quando l'unica cosa che sa fare in real life è il tiro piazzato. Non ha dribbling quando l'unica cosa che sa fare è il dribbling. Non ha il passaggio, a passaggio non arriva a 70 punti né come passaggio alto né come passaggio basso,
quando l'anno scorso ha chiuso in doppia cifra con gli assist. Lo hanno fatto discretamente male. Corre, l'unica cosa che ha è che corre. Passaggio quanto meno discutibile. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Peggio che peggio Tomori. Tomori l'hanno fatto un intervento lento come un comodino praticamente. Questo non voleva essere un passaggio a Ibra, voleva essere un passaggio a Tonali. Vabbè, dettagli. Sceglie di andare per vie verticali. Benasser. Ma che cacchio di modulo usano loro che mi arrivano praticamente. Vede lo scatto e cerca la profondità. Primo tempo orrendo, peggio di quello della prima partita. Almeno la prima partita la metà campo si superava easy. Le sto prendendo dal Tigres. Le sto prendendo dal Tigres. La gioca a sinistra. Dai, un finto contropiede. Intercetta il Niente. Pallone dopo neanche una lettura per errore, magistrale. Neanche si è fatto per trovare ridere. Pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per Partitaccia. Questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tiro in porta, sì, la punizione di Tonali. Prima parte due. Di gara senza reti. L'altro non me lo ricordo. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Speriamo che adesso loro calino per la stamina. Speriamo ovviamente che il secondo tempo. Ecco, sulla stamina dovrei dargli. E così il risultato si sblocchi. No, hanno messo in formazione offensiva anche loro. E magari si giocherà un pelino parte. Più aperti, no. Possesso palla, 35 passaggi fino ad arrivare al portiere. Portiere che naturalmente sbaglia. Lo spettacolo migliorerà. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Fuori gioco. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Pallone interessante in verticale. Errore qui, pallone sprecato. Oh, potrei sbagliarmi, ma nei cori da stadio hanno messo questo coro contro la Juve. Ripeto, potrei sbagliarmi, ma mi sembra che i tifosi stessero cantando chi non salta è un gobbo. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. È un gobbo qualcosa. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Tanto non si riesce a fare niente, tre passaggi tutto, in croce. Interviene con sicurezza. Ibrahimovic. Non lì, però va bene, no, non va bene un cacchio. Sì, arbitro, però sarebbe anche sono fallo. Anche in panchina. Sono riusciti a fare un'azione decisamente pericolosa. Fallo? Beh, cacchio, almeno questo. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Qui l'alternativa era lasciarlo passare. E adesso è barriera. Hanno dovuto prendere barriera 10 su 10. Vediamo, questa è barriera 10 su 10. La preferita, poco ci manca. Ibrahimovic. No, alta. L'ho anche già tirata meglio di quanto credessi. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Avessi preso fallo un metro più indietro, sarebbe stato anche un gol della malora. La mette sulla sinistra. Giocata nello spazio, in profondità. Calabria che stranamente si dimentica del suo uomo. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. The attendance for this match is 80,000. Oh, supera il diretto avversario. Mamma mia, Diaz, io spero veramente evidente, che prima o poi facciano giocatore del mese chiunque che ti sostituisca. Va bene anche Messias. Va bene anche Messias. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà. Sì, ora che fanno giocatore del mese Messias, ciao. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Vediamo, è entrato Zaniolo ancora, sì. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Se ne va. Zompalo. Oh, quei rimpalli sono più sfigato qua che a Tsubasa, comunque, che è tutto un dire. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Bella apertura. Oh, dai, cacchio, un'azione pseudo-umana. Gol della merda. Salvati dal palo. Ha colpito molto bene il pallone qui. È riuscito a tenerla radente. Aveva fatto tutto bene. Gli è mancata solo un po' di precisione. Non ci voglio credere.
Non ci voglio credere. Non posso sculare sempre. Mi andrà male prima o poi. Bravo Albi, giusto. Rimembramelo. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Supera il diretto avversario. Tanto Caluro prende schiaffo in faccia da Quinquiones, che è un nome, una garanzia. Manolli! Giù! Oh! Non l'ha presa lo stesso, ma va bene. Arriva Ibrahimovic. Dentro! Oh! Mizega, c'hai 9000. No! In fuori gioco. Porco cane di una scarpa. Di una cavolo di scarpa. Dopo le modifiche alla formazione, esce Gignacco. Peraltro, quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. La mette sulla sinistra. La prima azione pseudo buona che ero riuscito a creare in questa partita. Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. E questa cosa qui non lo capisco. Perché Zaniolo, che era lì a mezzo centimetro, non ha semplicemente allungato il piedino per intercettare quella palla? Porca miseria, gli è passata a 3 centimetri. Allarga il piede. E c'è l'animazione, tra parentesi. Non è che non c'è, quell'animazione lì c'è in questo gioco. Brahim Diaz ci prova con un pallone profondo. Vediamo se può capitalizzare. Traversone. Dai! Conclusione. Dai! Piuttosto sfortunato qui, però. Il pallone è uscito di un nulla. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Sono calati a livello fisico. La decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio. Ibrahimovic. Coming on the field is Giroud. È entrato anche Giroud. E sarà rimessa con le mani. Prima o poi dovrò potenziare anche Giroud. Non c'ho un cavolo di voglia, perché mi sembrano veramente esercizi buttati al vento, ma prima o poi lo dovrò fare. Zaniolo, grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Non riesce a mantenere possesso. Sì, comunque mi sembra un coro contro la Juve quello che dicono in sottofondo. A naso mi sembra così, a orecchio mi sembra che chi non salta è un gobbo di cioccolato. Ecco. Grande Jobs. Sono un tantinello distratto. Minchia, fortuna che... Allora, in PvP avrei, in una partita del genere avrei preso 6 gol. E qui prende chiaramente l'avversario. In PvP avrei preso minimo 6 gol per una partita del genere. Vabbè che in PvP non avrei mai giocato col Milan, fin lì siamo d'accordo tutti. Sa Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Non è che mi accontento del pareggio, è che abbiamo sbagliato il gol a porta vuota letteralmente. Rischiare qualcosa di errore. Sandrone believe. Altro gol a porta vuota, cazzarola, che passaggio di merda. Forse il colpo di fortuna decisivo. Sandro Tonali, precisione piede debole, alta. Crederci. Il Milan al calcio di punizione. Una munizione che non prossima volta tiro. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Jox 104. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Aspetta che ci devo ragionare sopra un po'. Perché la 104 l'unica cosa che conosco io è la legge sull'invalidità. E la conosco perché me l'hanno data. Non è che lo dico tanto per dire. Lo conosco perché me l'hanno data. Se ha un altro significato, ammetto candidamente che non mi sovviene. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Tanto ha dato 2 minuti di recupero e siamo a 3 e mezzo, ma va bene. Partita buttata nel... Confermiamo che è quello, buon, perfetto, ok. Beh, allora ci siamo. Ingenuo. L'arbitro non ha avuto altra scelta. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Nessun vincitore. Beh, per quei pochi che non lo dico per le 6 persone che sono connesse in questo momento. Lo dico più che altro per quelli che rivedranno poi
la replica su YouTube, per quelli che non sapessero il motivo per il quale a me m'hanno effettivamente dato la 104, che tra l'altro dovrei andare a rinnovare adesso a ottobre, se non ricordo male, perché quando comunque hai avuto una malattia come quella che ho avuto io, per un tot di anni la legge 104 comunque ti riconosce una serie di cose. A me nello specifico non riconosce sostanzialmente nulla, mi riconosce un tot di ore di permessi che posso utilizzare in azienda e che non ho mai utilizzato in vita mia, tra le altre cose. È un bene, perché in genere il contrassegno medico piuttosto che l'assegno di invalidità e quelle robe lì te le danno quando poi stai messo male. Nel mio caso fortunatamente non è andata così. Io nell'arco di un annetto ero sistemato, però per 5 anni mi aspetta comunque la 104. No, non l'ho presa come un'offesa, assolutamente. Io sono il primo a ridere in giro su queste cose, perché quando nelle varie chat su Telegram così ci si sfotte e si dice a te dovrebbero dare la 104, io sono il primo a fare dell'autoironia, a dire: zio, cazzo, a me l'hanno dato veramente la 104. Ho avuto un tumore nel 2019, aprendo e chiudendo questa piccola parentesi. Fortunatamente nell'arco di un anno e mezzo comunque, a suon di chemioterapie e radioterapie, ne sono uscito e sono fortunato ad essere qui per raccontarlo. Però la 104 non te la danno solo quando sei un invalido mentale, te la danno anche quando hai un qualche tipo di invalidità fisica momentanea o permanente. Nel mio caso era momentanea, dovuto appunto al ciclo di terapie che avevo fatto, ma è una cosa assolutamente naturale. Ripeto, io sono il primo a riderci sopra quando ci penso, perché ho la fortuna di essere qua a poterci ridere. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, secondo te, non ho neanche visto che squadra messicana è questa, ma già mi stanno rompendo gli zebedei. Dai, metti un po' in attacco. Mamma mia, Ibra ha fatto uno scatto. Vuole il pallonetto e c'è il gol del Milan. Vabbè, questa l'ho fatta bella. Mio nonno ce l'ha per cecità da un occhio, però ci scherza sempre. Una cosa del genere. Che classe, la sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. Qua è successo un miracolo, Ibrahimovic ha fatto uno scatto incredibile, non ci credevo neanche io quando l'ho vista. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Number 90. Difesa dura ma pulita. Ok, effettivamente Tonali in questo gioco nel suo ruolo è libero di creare pericolo, se ne va. Io vorrei... sì, magari se tiro tre quarti d'ora prima. Pronto, allontana il pallone. Oh, va detto che secondo me la telecamera di default del gioco non è la migliore per giocare. Devo dire la verità. Secondo me renderebbe. Dovrò provarla prima o poi. Adesso no, perché sono abituato con questa, quindi non sto a fare esperimenti adesso. Però dovrei provare magari la telecamera quella un pochettino più dinamica, perché mi manca proprio il senso della profondità in diagonale quando devo fare i tiri a rientrare. Lì avrei dovuto tirare tre quarti d'ora prima. Ero completamente da solo con Leao. Ibrahimovic, bella apertura, bravo Raffaellone, supera il diretto avversario. Rafael Leao, bella, questa è bella. Oh, infilza il portiere. Gli avversari possono solo. Ibrahimovic c'ha la faccia troppo gentile. Non ha la faccia bella cazzuta. Tanto, ma che cacchio di capelli mi sono messo? Sembra un frate cappuccino. Cioè, i capelli che mi si sono schiacciati in una maniera vergognosa. Forse perché lavoro col cappello. Effettivamente quello potrebbe anche. Potrebbe anche aver dato una mano. Vabbè, dai, fortunatamente a sto giro la CPU mi ha segnato una squadra devastantemente scarsa. C'è qualcuno in area, sì. Pronto al tiro. Boh. Non si ferma. Dai, più, dai, sto giro, questa è buona, dai. Sono già scappati. La fibra forte come Ibra.
La mia fibra è forte come Ivano, non è quella di Sky, però effettivamente è bella forte. È il modem che fa cagare la minchia. Però è già un miracolo. Tipo, sono più di 20 minuti che non casca la connessione, quindi direi che posso tirare un sospiro di sollievo. No, qua dovevi darla su a Diaz, però vabbè, dai. Te la perdono perché ho ciccato malamente io. Bella, Teo. La palla, questa sconosciuta, facciamocela rimbalzare sulla schiena. Ci mette il piede, conquista la sfera. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità. Non riesco a fare un cavolo di dribbling, come dico io. Se ne va. C'è Spalletti. Fa buona guardia Maignan. Porca Eva. Ho appena detto, sto giocando, cioè, mi ha dato una squadra di pippe al sugo. Adesso due reti. Quando hai parlato del modem mi hai laggato in live, sei offesa. È la Vodafone Station che la prende sul personale quando ci parlo male. Istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. E passa. Cazzarola, ha preso la palla. Il tentativo dell'avversario. È morto Diaz. Lo vedo morto. Molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Mamma mia, Dino Calabria. Stop al volo. Poi cincischiano così dal nulla. Questo, se non sto attento è facile che mi recuperano pure. Si è risollevato Diaz. Vede lo scatto e cerca la profondità. Dai, l'ha presa sul personale. Vai. Supera il diretto avversario. Pallone dentro. Bella. Evidentemente non il tocco migliore della sua carriera, palla fuori, gli avversari respirano. No, non può averla tirata fuori da lì, non ci credo. Ha sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Non ci credo, dai, non è umano. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia tutto questo così. Per 30.000 GP e un contratto a 3 stelle. La gioca sulla destra. Va bene. Beh, per Leao veramente per i passaggi gli hanno fatto i piedi a X. Prova a darla profonda nello tipo il miglior assist man che abbiamo e gli hanno fatto i piedi quadrati. Hernandez. La mette bella questa. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Non può aver sbagliato anche qua. Ah, almeno angolo, ok. Il portiere allontana il pericolo. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ecco che parte il solito così, si rischia sempre il contropiede. Decisamente contro la Juve, sì. Qui può partire il contropiede. Se la saranno presa male perché non gli ha rinnovato la licenza. Di diventare pericolosa. La Konami. Sceglie di andare per farsi zompare così anche dai messicani, no, però, dai. Sembra manco ci fosse il Cicerito Hernandez. Caldo e a riposare. Beh, credo che il risultato partiti bene, finiti male. In campo fino ad ora. Ossia, un buon movimento. Teoricamente più gol faccio e prima mi levo dalle scatole questo evento, quindi sarebbe da muoversi un attimino. Se gli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. Ci sono due gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo, 3-1. Tutto però ancora possibile perché il calcio è strano. Tutto è possibile perché il calcio è strano. Caressa, però gufamela di meno. Ti voglio bene, ma gufamela di meno. Rafael Leao si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Allarga il gioco a destra. Per fortuna che ogni tanto fanno qualche cavolata anche loro. Non come le mie. Le mie sono da Guinness World Record. Grande movimento nello spazio. Prova a cross in aria. Ibra, ce la puoi fare. Bravo Ibra. Passaggio Bravo. Sulla destra, occasione per il contropiede. Guardalo Ibra con tutta la sua maestosa passaggio velocità. Guardalo che progressione. Guarda come è morto. Ci prova con una palla bassa. Sbroglia evitando di farsela rubare. Che pallone gli ha dato? Brahim, splendida reazione del portiere. La sfera entra in porta. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Leao che in game l'hanno fatto come una specie di Gullit con i capelli corti. Si è fatto trovare pronto. Scusato Haaland 96. Boia. Che culo. Allora, io devo dire la verità, io ho quello che avevano regalato
nel termine della scorsa stagione, quello che si prendeva col contratto a 5 stelle, e mi fa ancora tanta roba, però questo qua nuovo mi sembra che l'hanno fatto sostanzialmente più forte. Squadra 2644 di forza. Non so la mia squadra a quale massimale potrebbe arrivare. Perché, allora, io in genere quando gioco metto la formazione titolare. Parlo del PvP naturalmente, non, adesso col Milan sto giocando così per il meme. Però la mia formazione titolare, io in genere metto i giocatori migliori che posso in campo. Ma in panchina tendo a mettere quelli che non sono ancora maxati a livello di esperienza. E quindi, non essendo maxati a livello di esperienza, hanno dei valori bassi che tendono ad abbassare un po' l'overall totale. Perché l'overall in questo gioco è un mix tra formazione titolare ma anche panchinari. Sinceramente, se mettessi solo mi sono addormentato intanto. Se mettessi solo giocatori maxati, non so a quanto potrebbe arrivare di massimale. Non l'ho mai fatta sta prova. Trovare il parco giusto in mezzo a così tanto traffico. Prova a darla. Questa era buona. Peccato che la dà a Diaz, che è alto un metro e una cicca. Lo sposta di peso. Mamma mia, Calabria. Calabria. Chi è che è morto ancora? Sempre Diaz. E va a colpire di testa. Diaz, se è passato più tempo a terra te in questa partita che Inzaghi in tutta la sua carriera. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo, vita dura per i fuori classe offensivi. Oh, però ancora è giusta, bello pimpante. Da Ibra! Secondo me si sono resi conto troppo tardi. Niente. Che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Vabbè, 4 a parte che anch'io 4-1. No, che cavolo, 4-1 un tubo. Bisogna fare i gol. Prima finiamo questo evento meglio, Il Milan ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. Ma no, col cavolo che tutto interessa a rallentare il ritmo del gioco, l'esatto contrario. Se rallento il ritmo del gioco mi addormento. Bella Teo. Sceglie di andare per vie verticali. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovare. Colpisce! Oh! Ce l'hanno fatta! Segna una ripetizione. Prato Zaniolo così dal nulla, ma va bene. Serale! Lewandowski 95, in squadra 98, quello della Champions. Com'è il Leva? Perché io ero tentato di comprarlo con il GP, visto che quest'anno arriva a 100 di overall. Ero tentato di prendere il Leva, però non lo so, mi dà sempre questo effetto di tronco che... Già con Haaland è velocissimo per dire, però c'ha il dribbling di un carro armato della seconda guerra mondiale. E infatti io lo uso, ma non è che mi ci trovo proprio benissimo. Volevo sostituirlo con Lewandowski, ma ho sempre avuto sto timore che con Lewandowski fosse addirittura peggio. Com'è a livello di dribbling e velocità? Perché il portiere fa sta roba? Vabbè. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Una gara a chi fa più pirlate in questo momento. Fortunatamente la stanno vincendo loro. Se ne va. No, era bellissimo. Vabbè, buono. Colpisce in linea, portiere battuto. Calabria. Anche io che provo a far crossare Calabria. Volevo provare a far girare Giroud anche in questa partita, ma la vedo difficile. Era giusta contromisura. Non ho capito poi perché l'evento sinceramente messicano. Ok, va bene, hanno fatto la collaborazione con la Liga Messicana e tutto questo ambaradan qui, però cioè, mi sembra un evento, per come l'hanno imbastito, molto stupido, devo dire la verità. Alla fine, ok, i 30.000 GP fanno comodo, perché i 30.000 GP fanno sempre comodo. Però, cioè, giochi per un contratto mirato a 3 stelle. E Diaz, poverino, è vero che è stato a terra più praticamente per tre quarti di partite, ma ha preso più cinghiate lui sui denti in questa partita che Raul contro Ken il guerriero. Eh sì, vi confermo che è stato ammonito per il fallo di poco fa. Era un passaggio per Zaniolo, ma è stato redarguito poco fa e non ha voluto darsi un Giroud.
Vabbè, Girulo comunque l'ha messa. Boh. Allora, contratto mirato Lewandowski, velocità non male, dribbling un po' così, ma ha 96 di finalizzazione, ogni tiro un gol come Haaland, eh sì, la cosa bella, è per uno che gioca, io in genere gioco con una punta sola fissa, adesso qua sto giocando con il 4-2-1-3, io in generale utilizzo il modulo della Francia, il 4-2-3-1, quindi proprio tre centrocampisti puri e una punta sola, la punta sola deve essere una punta di peso perché altrimenti non la vedo mai. Diventa una garanzia di efficacia nel modo di attaccare. Oggi l'hanno dimostrato. Bravo Raffaelino. Creando da quelle zone del campo. Puebla, non l'ho mai sentito Puebla come squadra. Comprato Donnarumma base livello 21-26 overall 92. Donnarumma non lo prenderò mai nemmeno se diventasse l'unico portiere del gioco a raggiungere 100 di overall. Non che come portieri sto messo male, come portieri ho Mignon e Alisson, quindi non è che a portiere sto messo propriamente male. Allora, l'abbiamo finito sto evento o devo tribulare ancora? Avrò fatto almeno 400 punti, 364. Mi mancano 252 punti, dai, una partita, ce la posso fare. Una partita e poi ci leviamo l'evento BBA MX fuori dagli Zebedei. E poi vi piazzo gli aggiornamenti sulla squadra titolare. Atletico San Luis. 1596 di overall. Cioè, o che si chiudono veramente a mo' di trincea. 19,46, dai, ce la faccio. Ce la posso fare. Dimmi che hanno una maglietta di riserva chiara. No. Bene, giochiamo rossi contro rossi. Mi andrà in pappa la vista in tempo zero. Alisson ho la carta speciale rossa. Come cazzo si chiama? Poi ho. Anche Alisson è la stessa mia. Anche io ho la carta speciale quello rosso. Entrambi 93 in squadra 96. Come a me. Uguale. Ho la carta che ho pullato quando c'era il. Il banner del Liverpool mi è andato di lusso quel banner in una maniera, mamma mia, ma aveva dato Alisson, Salah e Mané. Ok, Salah e Mané per come gioco io purtroppo Salah è il più forte che ho in squadra, 99 di overall, però non riesco a metterlo mai. Ma hanno tirato avanti la carretta però per diversi mesi, perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera, sulle Diaz è ancora vivo, sopravvissuto alle cinghiate che ha preso nella partita scorsa. Sembra l'Atletico Madrid. Cos'è? Atletico San Luis. Sembra molto l'Atletico Madrid. Nel frattempo la gara è iniziata. Brutto, bruttissimo. Luca, secondo te quale sarà il giocatore? No, metti tutti in attacco intanto. No, tutti in attacco no, metti modulo offensivo. Secondo me è uno dei terzini più forti della sua generazione, non solo. Nonostante la giovane età, tutte le qualità che uno che faccia finta di far pressing assieme a me, no? Non capita molto spesso di avere in squadra un giocatore così decisivo. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. No, mamma mia, questi c'hanno possesso palla. Questi c'hanno possesso palla. Hernandez. Altra partita soporifera. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Un rimpallo a me, no, eh? Così per spirito sportivo. Scatta Rafi. Chance evidente, la difesa ha tenuto però. E passa. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Arbitro, tutto ok naturalmente. Tutto giusto, tutto buono. Va bene. Ibrahimovic. Brahim Diaz. Ozzo gol del Milan. Ho trovato Salah, Alisson e poi da quello del Tottenham Son. Quello del Tottenham non, ammetto di non aver pullato. Un 1-2 ben fatto che ha sorpreso la difesa. Mazza, che scaglietta ha tirato Diaz. Proprio di violenza cattivissima. Passano in vantaggio. Sono partiti a furia di prendere botte. Sei incavolato. Hanno fatto un errore. Incredibile. La CPU che fa un errore.
il portiere dice di no. No, vabbè, dai, non ci credo. No, non ci credo. Prova una partita in velocità. Beh, il terzo palo in due partite? O il quarto in tre partite? La gioca dietro. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Beh, che in teoria questa mi basterebbe anche pareggiarla, che come punti dovrei farcela lo stesso. Però che cavolo è che vuole pareggiare con l'Atletico, ma non troppo, come si chiama questo, Atletico San José. Ah, questo è fallo. Prima che me l'ha devastato in area di rigore, niente, questo è fallo. Mi sembra onesto. Rafael Leao. Viene sbilanciato dalla difesa. Gioca con un pallone lungo. Calulu non è, purtroppo Calulu non Hernandez è degno. Vuole la palla. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ma buona. Con pedala lunga, oh. Palla lunga e pedalare, va. Leo viene perennemente ucciso da tutti. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Brian Diaz si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Metti la tesa, vediamo. Insomma, metti la tesa magari in mezzo. No, non, era un tiro in porta. Pensa che a Bennasser è un fulmine di guerra. Come cavolo gli è... Sì, però è leggero come... Troppo leggero. Solo gol a referto, fino ad ora è cruciale. Il punteggio basta, avanza, e quindi di 1-0. Che cacchio. Amica, devo vincere tutte le partite 6-0. La fanno girare con passaggi ecco, brevi. Ecco, questa se passava era bellissima. Se passava era una gran cavolo di azione. Errore qui. Oh, là. Sprecato. Spazza il più lontano possibile. Ibra con 5 punti in più di velocità. Non dico 50, 5 punti in più di velocità. Hanno ottenuto un fallo laterale. Si impone nel Calabria, una specie possesso. Una specie ottima di buco nero nel quale ogni palla viene persa. Individuale altrettanto lodevole. Prova a verticalizzare. Ci prova con un pallone profondo. Ma vogliamo prenderne una o... O giochiamo a ping pong? Brian Diaz. Vai Calabria, mi fido di te. Un difensore moderno, efficace anche in fase offensiva. Un pallone. Beh, non era male. Perfetto, quasi perfetto, ma non abbastanza. Non era male, bravo Calabrino. Ho capito che devo farti crossare dritto per dritto, quindi va bene. E da qua in avanti dritto per dritto sia. È pazzesco, sto vincendo con un tiro completamente sparato a caso di Diaz. Ma proprio a casissimo. Una prima parte non certo avara di emozioni. Partita che doveva, cioè, per i valori in campo dovrebbe essere tipo 8-0, tipo quella di prima. Primo tempo, Luca. Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in careggiata. Mamma mia, Tonali. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Rafael Leao, la conclusione e il pallone finisce in rete. E portieri in questo gioco non hanno insegnato la prima cosa che insegnano a qualunque portiere sulla faccia della terra, tipo da quando ti alleni nei pulcini, ovvero la respinta sempre laterale. È vero che non è sempre possibile, più delle volte uno reagisce d'istinto e dove va va, però in caso come questo 0 dunque. Hanno la partita in mano, non c'è era dubbio. Fallo, ma possono va bene lo stesso e far scorrere il tempo. Sulla destra c'è l'opportunità per il contropiede. Fa male i calcoli, il pallone. Beh, ragazzi, velocizzare un po' l'azione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ecco, questa è una respinta di lato. Ci sta.
Comunque Diaz è caricato a pallettoni in sta partita. Sì, no, ma fate Melina, tranquilli. Tanto mica state perdendo voi. Decide di giocarla in profondità. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Direi che è una soluzione prevedibile, Fabio. Forse anche tardiva, vista la capacità di creare gioco e sfornare assist che si è vista in campo. Rafael Leao la mette in mezzo. Ancora dentro. Gran colpo di testa. E arriva il gol. E con un vantaggio di bravo Charles. La partita è quasi chiusa. No, Char. No, comunque. Niente da fare per la difesa. In teoria. Senza successo. Beh, alla francese la pronuncia dovrebbe essere. Si è sbalzato delle attenzioni indesiderate dei difensori. E non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Vabbè. Andiamo di fare un altro paio, leviamoci dalle balle. Lo sposta di peso e gliela porta via. Bello. Porco cane, una volta che riesco a fare una cosa bella faccio la cazzata dopo. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, il campo è un'altra cosa, però insomma. Va alla ricerca di un compagno davanti. L'ho detto per dire, ma l'ho dovuto fare sul serio. L'avevo detto per dire, l'ho dovuto fare sul serio, cavolo. È costretto a ricominciare. Iniziano mille mila passaggi impossibili da intercettare. Ma ecco una cosa bellissima del campionato messicano. Una cosa bellissima del campionato messicano. Io pensavo che fosse un errore di gioco, invece era dannatissimamente vero. In Messico hanno i numeri di maglia che arrivano fin sopra il 100. Il 190 che avete visto è veramente il numero 190. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Con due uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Non perdono tempo, spingono. Abicida il contropiede. Dai, andiamo a far fare il gol della merda a Leao. Chance per tirare. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Anche io che voglio fare il gol della merda, dimenticandomi che effettivamente non siamo su FIFA, però questi gol cacchio, non esiste un gioco di calcio dove un gol del genere può essere sbagliato. Mizzica, ok, t'ha fatto il passaggio brutto, va bene, azzecca almeno la porta, fatela parare. Non si tira indietro e conquista il pallone. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Può andare. Raffaello! Sbanana, sbanana. Il quarto gol. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione. Sì, Leo è tipo il secondo o il terzo che mi sbaglia così in una manciata di partite. E perché sto giocando? Perché sto giocando contro la CPU? L'avesse fatto. Ok, poi mi fa ste cose che vanno bene. Me l'avesse fatto in PvP, veramente spaccavo il pad. Spaccavo il pad se me l'avesse fatta in PvP una roba del genere. Hanno sfruttato questo contropiede nel giro di pochi secondi. Una ripartenza da manuale. Bravo Ibra. Trasformare un'azione difensiva in una manovra gengive la prossima volta. Decisa e meno semplice di quel che sembra. E niente, perché allungare il piede per intercettare una palla quando puoi far lasciare andare l'avversario completamente da solo? Fallo. Nessuna esitazione. Spavento. Kiergi Graphics, grande. Io non so se gli alert tra le altre cose hanno l'audio, perché dal mio PC è spento, quindi spero che funzioni tutto. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ottimo scatto sulla una cosa fascia, che veramente però la difesa approssimativa non so perché l'hanno modificata. Non era così nel 2022. C'è il cross. Bello. Sembrava più un pallonetto, sembrava più tipo un cucchiaio alla rovescia. Continua l'azione, la riconquista. Fasi limpide di gioco, tutti vogliono la palla. Non abbiamo azzeccato tra noi e loro tre passaggi di fila messi bene. Niente, e non ce la si continua a fare. Tenere possesso. L'appoggio sulla fascia.
prova a darla profonda nello spazio. Sembra le partite a calcetto che giocavo quando andavo a scuola. Bravo Maicone, Magic Mike. Dai Albero, 4-0 al 91esimo. Usa il tuo attrezzo e fischia la fine. Substitution for Milan. E adesso è sostituzione. Nuova energia dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Coming on the field. Number 5. Oh, bravo. Alleluia, ci siamo levati anche questo dalle scatole. Oggi davvero non c'è stato nessun problema. Vanno gli altri, ma li dovresti abbassare. Ok, provvederò. Buona a sapersi. Della partita, Luca. Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta. Il portiere non ha sbagliato nulla. De Ketelaere sembra un ragazzino. Sembra il chierichetto della chiesa. Pare che uno potrebbe dire: ma te con sti capelli cosa parli? Effettivamente anche quello è vero. Che poi com'è che si pronuncia De Ketelaere, una roba del genere? La pronuncia è massacrante. Boom, fine? Fine? Fine. Oh, fine. Andiamo a riscattare quello che c'è da riscattare. Sì, adesso vado sul team building. Li ho fatti tutti questi, sì, li ho fatti tutti. Boom, perfetto. Poi, campionato inizierò a metà settembre a farlo. Adesso lascio sfogare i fenomeni. Prima si sfogano i fenomeni e poi giochiamo noi comuni mortali. Options. Va bene, 30.000 GP che non fanno mai male. Schema di gioco, andiamo a rimettere la formazione standard. Che non mi ricordo quale cavolo era. 4-2-3-1. Sì, 4-2-3-1, questa era. Eccola qua, formazione momentanea, devo dire la verità, però mi ci sto trovando egregiamente. Alisson, Cancelo, Tomori, Bastoni, Teo Hernandez, Tonali e Busquets fuori dalle balle immediatamente. Da quando è che ho messo dentro un Busquets? Ma stai scherzando? Busquets via prima di subito. Ecco, ok, così è già meglio. Tonali e Bennassar. Busquets è alto, ma è fermo. No, non è che è lento, è fermo. Quindi Tonali e Bennassar, così già ragioniamo un pochettino di più. Mbappé, Bruno Fernandez, Kingsley Coman e Edwin Haaland. Mi ci trovo, ok, è sprecatissimo Mbappé esterno destro. È veramente sprecatissimo, però funge. Funziona, quindi fino a quando funziona bene. E poi vabbè, come dicevo, in panchina tengo giocatori che principalmente vanno ancora potenziati, quindi questi tendono ad abbassare un pochettino l'overall generale di tutta la squadra. Però comunque la solfa comunque è questa, tanto ho visto che il gioco, le sostituzioni che fa sono sempre quelle, cioè mi mette dentro perennemente Dani Alves, perennemente Scholes e perennemente Zaniolo, che tutto sommato sono tre abbastanza forti, quindi fin quando mi mette questi tre chi se ne frega. Mi mettesse Giroud e Ake effettivamente mi preoccuperei un po' di più, perché tra Giroud e Haaland c'è un abisso, tra Keto e Hernandez c'è un altro abisso. Comunque, contropiede veloce, la formazione bene o male è questa. È lo schema della Francia, tra parentesi, copiato spudoratamente dalla Francia, e non ho cambiato nulla. L'ho scoperto abbastanza di recente, perché con l'evento che c'è fuori adesso delle squadre nazionali, non essendoci l'Italia, io ho scelto la Francia perché ero straconvinto che avrebbero scelto tutti o Argentina per Messi o Portogallo per Cristiano Ronaldo, e infatti hanno scelto tutti o l'Argentina per Messi o il Portogallo per Cristiano Ronaldo. Io ho scelto la Francia per Mbappé, me lo sono ritrovato dentro in questo modulo e devo dire la verità, mi ci sono trovato tanto bene che ho deciso di adottarlo anche come formazione ufficiale.
6 monete gialle, pulla sul banner verde. No, quello del... quello del... come cavolo si chiama? Mizzega. Aspetta. Non è quello del Betis, presumo, perché quello del Betis è scandaloso come banner. Dov'è? Contratto. Lista giocatori speciali. Che poi perché chiamarli giocatori speciali è bruttissimo. Allora, qui sicuramente dovrò andare a fare il carico da GameStop quando... quando usciranno i giocatori del Milan, però va bene. Io spero che tu per banner vendere non intenda quello del Siviglia. Mi auguro che intendi il Worldwide Step 1. Mi auguro... per... il problema è che non mi serve nessuno di questi. Di questi qua non mi serve oggettivamente nessuno. Allora, col pool gratuito... perché l'evento Serie A ti dava un pool gratuito qua dentro. Col pool gratuito mi ha dato Diogo Dalot. Col pool gratuito mi ha dato quello. Però... Frimpong non lo utilizzerei mai nella vita. Roberto Firmino peggio che peggio. Luis Alberto, Pedro e Odegaard. Forse Odegaard, ecco. Odegaard effettivamente sì, potrei usarlo, però cioè al posto di Bruno Fernandes. Cacchio, non è che vai a migliorare la squadra in una maniera devastante. E potrei mettere, se lo trovassi, potrei mettere Haaland nuovo al posto dell'Haaland vecchio, ma anche lì sarebbe un miglioramento del tutto relativo. Io speravo che in questo cavolo di pool mettessero Van Dijk. Io speravo in Van Dijk. Ma avessero messo Van Dijk e un mediano buono, tipo, che ne so, Tchouaméni, via, quello del Real Madrid, o Camavinga, per dirne un altro. Ecco, allora in quel caso un pensierino ce l'avrei fatto. Con questi giocatori che hanno messo questa settimana, no, preferisco tenere le monete per quello di settimana prossima, anche perché settimana prossima garantito 100% qua dentro. Mizzega, stavo pullando lo stesso. Garantito 100% settimana prossima lì dentro ci mettono Messi, ci mettono Leao, assolutamente. Cambia Haaland vecchio con quello nuovo, sì, sarebbe sicuramente una miglioria, però non sarebbe sta miglioria. Tra l'altro Haaland, se va avanti a segnare come sta segnando in questi giorni in Premier, in questo banner ce lo ritroveremo almeno un paio di volte al mese fisso. Cosa ha segnato? 6 gol in 5 partite? O 10 gol in 6 partite, qualcosa del genere? Finiremo per trovarlo molto spesso Haaland qua dentro. Preferisco aspettare che esca un banner dove, come si suol dire, anche se cado, cado in piedi. Cioè nel dire, anche se per dire mi va male, trovo comunque qualcuno che mi serve. Oggettivamente qui è vero che ci sono un paio di giocatori che mi farebbero migliorare la squadra, ma sarebbe un miglioramento tutto sommato relativo. Io ho tanto bisogno di mediani e di difensori. Io è lì che sono carente. Dalla tre quarti in su va bene, me ne frego anche relativamente. Contratti mirati quando è che scadono? Tra 30 giorni. Contratti mirati scadono a fine settembre. È lunga. I miei contratti mirati quando è che scadono? A 5 stelle me ne scade uno al 26 settembre. Cacchio, quello del 26 settembre lo dovrò far fuori. Lo dovrò far fuori per forza. 26 settembre lo dovrò far fuori per forza. Se non mi mettono. Oh, 30 giorni. 30 giorni e 30 giorni. Quindi questi tre banner sicuramente non li cambiano. Monete. Quindi contratto mirato devo per forza farmelo fuori con uno di questi tre. Mio malgrado. Intendo quello da 5 stelle. E qua potrei effettivamente prendere Rudiger allora. Rudiger non mi farebbe schifissimo. Phillips non so a quanto arriva, devo studiarmelo. Devo studiarmi a quanto arriva Phillips, perché nel caso anche Phillips non sarebbe male. Però Rudiger... 84 già di aggressività, 82 di salto e 82 di controllo fisico. Vabbè, contropiede veloce 65, quindi dovrò dargli almeno un paio di punticini
un paio di punticini lì, però in difesa è già bello ciottone così com'è. Me la devo studiare. Non voglio buttarlo via. Questo me lo devo studiare un attimino con calma. Philips di base 93-94. Fidati Philips. Oh, mi sa che andrò su Philips allora. 93-94 vuol dire che mi arriverebbe a un 96-97 con fa vedere com'è il ragazzo. Beh, Mizzica parte bene. Già resistenza 84. Aggressività 86. Bisogna alzargli la velocità. Bisogna alzargli di brutto la velocità perché è lento da fare schifo. Però difensivamente già spacca bene. I passaggi, tutto sommato, già ce li ha. Non bisogna neanche alzargli troppo. Un po' il passaggio, sicuramente un pelino il controllo palla e tanto la velocità. Però effettivamente questo sembra bello. Bello buono. Cacchio, ma avesse fatto anche il difensore centrale sarebbe stato il mio personaggio. Sarebbe stato il mio giocatore della vita se avesse fatto anche il difensore centrale. Mo' piglio Onana per sfregio. Va bene. Dai, ragazzuoli, 8 e 10 e 10 minuti. Direi che è tempo di andare a procacciare il cibo prima che torni a casa la moglie, che in parole povere devo andare a ritirare la pizza. Devo andare a ritirare le pizze. Allora, intanto grazie Jokes per avermi tenuto compagnia fino alla fine. Ringrazio anche i ragazzi che hanno seguito la prima parte di live. Ringrazio soprattutto quelli che si sono riconnessi dopo che ero crashato malamente. Chiedo venia, ragazzi, però purtroppo. Finché sto con questo router, la solfa sarà quella. La replica della live su YouTube, come sempre, penso a questo punto domani. E ci si vede a questo punto, credo, mercoledì. Cambiamo piattaforma, andiamo su smartphone. Mercoledì ci si becca con Captain Tsubasa Dream Team. Buona serata a tutti, pace belli, alla prossima.